Bartoccini forte infissi Perugia, batte Soverato per, volle Soverato per 25 a 19, 25 a 15, 25 a 17. Coach Giovi, coach Andrea Giovi, era una partita difficile, voi eravate quelli che dovevano vincere, quindi ci poteva essere un calo psicologico, non c'è stato, una grossa prestazione. Confermate quanto fatto sino ad oggi. Ma noi non eravamo quelli che dovevamo vincere. Noi siamo quelli che scendono in campo con la volontà di far bene. Ogni partita. Sapevamo che Soverato è una squadra complicata, una trasferta difficile, che se concedi qualcosa rischi di arrivare punto a punto, rischi di lasciare un set, magari un punto, però siamo stati bravi a tenere alta l'attenzione dall'inizio alla fine e quindi torniamo a casa con la posta, con il bottino pieno. Coach Giovi e coach Marangi, entrambi di Perugia, quindi c'è molta Umbria in questa squadra, volontà di vincere, e non è che lei fa come Allegri che dice noi puntiamo al quarto posto. Ma noi puntiamo a stare su, la società viene da una retrocessione, avrebbe il desiderio di tornare in A1, non siamo solo noi a volerlo, ci sono anche altre squadre che lo vogliono, quindi il nostro obiettivo di squadra è quello di provarci, di lavorare e, perché no, di tornare su. Poi lo sport, la legge dello sport non sono io a scriverla, vedremo se saremo bravi a farlo. E noi nel ringraziarla anche per la sua sportività, a un certo punto ha detto che un punto, nonostante l'arbitro in se stesse, era fuori, l'abbiamo vista dalla tribuna stampa. Volevamo chiederle, teme Busto Arsizio? Ma io nella mia vita non ho mai temuto nessuno, se non la morte, tra virgolette, quindi abbiamo rispetto di tutti, che sia Busto, che sia Soverato, che sia Pescara, piuttosto che Messina, e me ne dimentico magari qualcuno, ma rispetto di tutti e paura di nessuno. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e dei nostri limiti, sappiamo cosa sappiamo fare bene e cosa facciamo meno bene, e dovremmo essere bravi a mascherare i nostri difetti e saltare i nostri punti di forza con tutte, non solo con Busto. Bartoccini forti infissi Perugia, è difficile scegliere chi è stata brava, bravissima o eccezionale, però ci affidiamo a un nome che conosciamo da anni, Asia Cogliandro. Volevate vincere, l'avete messo in campo la forza e avete ottenuto i punti che volevate. Sì, devo dire che siamo una squadra molto forte e ovviamente lavorando tanto bene in settimana e abbiamo grandi obiettivi, insieme vogliamo fare cose straordinarie. Penso che partita dopo partita aggiungiamo un tassello alla nostra squadra. Maria Irene Ricci ha tante bocche da fuoco, è come se guidasse una portaerei con 100 cannoni. Sì, siamo tutte forti e lei è un ottimo palleggiatore e ha varietà di gioco ed è molto importante questo. E uno sguardo ai tifosi di Perugia, avranno festeggiato oggi, ma vogliono festeggiare tanto a Perugia. Sì, e io li saluto e ringrazio tutti per venire sempre a vederci la domenica in casa. Mando un bacio. Il capitano Simona Buffo, la ragazza che vola, che anche quando era in panchina dava carica alle sue compagne, perché questo Soverato ha tanti elementi positivi. A un certo punto, secondo me, esploderete alla grande. Sì, stiamo lavorando su tante cose. Il mio apporto alla squadra deve essere sicuramente positivo, perché ci vuole un po' di positività e serenità in questo momento. Cosa che facciamo fatica a trovare, soprattutto in alcuni momenti della partita che ci innervosiamo. Quindi succederà, stiamo migliorando, ci vuole tanta pazienza, ma succederà. Abbiamo visto con coach Guidetti che in effetti c'è bella pallavolo, ci sono momenti validi. Bisogna dare continuità, possiamo dire così? Sì, ci sono momenti in cui facciamo un po' troppi errori uno dopo l'altro e un errore a testa purtroppo si fa già un gruzzoletto di errori notevole e quindi dobbiamo cercare di diminuire questi errori, cercare un po' più di continuità come dicevi tu e cercare anche un po' più, come dicevo prima, di serenità, no? Gli errori poi arrivano dal nervosismo che si crea poi quando non si riesce a mettere giù la palla, ecco, dobbiamo stare un po' più tranquilli a mio parere. E noi che nella tribuna stampa abbiamo guardato gli occhi delle giocatrici, sappiamo che avete gli occhi della tigre, quindi c'è fiducia. Sì, questo sicuramente, non molleremo mai, siamo ogni giorno in palestra per lavorare per questo e succederà, dai, io sono fiduciosa. Ed eccoci con coach Guidetti.
È brutto perdere, ma Coach Guidetti è sempre presente, ci mette la faccia e dobbiamo dire che nonostante le sconfitte il Soverato convince, però a tratti, forse manca la continuità. Ma sicuramente sì, purtroppo devo in questo caso scusare un briciolo le ragazze, nel senso che venendoci a mancare anche Barbazeni, noi con due centrali in settimana non possiamo avere ritmi altissimi, e altrimenti io uccido un altro centrale e solo due ne ho. Quindi tanto di più non si può accelerare. Cose buone se ne vedono. È chiaro che quando perdi facendo errori ti incavoli, e io mi incavolo. Lei si incavola, abbiamo visto che ha un massimo rispetto, tutti la salutavano, anche quelli delle altre squadre, quindi conosciuto ovunque Coach Guidetti. Possiamo dire che è un cantiere quello della Volley Soverato, e che i cantieri alla fine permettono di varare belle navi. Io me lo auguro veramente tanto. Le ragazze stanno lavorando e stiamo lavorando tutti quanti per cercare di farle migliorare. Purtroppo il miglioramento non si sa quando arriva, arriverà, però purtroppo non so quando. Spero il più presto possibile, perché in questo momento realisticamente noi dobbiamo fare dei punti. E i tifosi hanno concluso la partita gridando "siamo sempre con voi", assoverato c'è amore per la Volley. Assolutamente sì, sono due partite che giochiamo qua, sono due partite che non portiamo a casa neanche un set, sono due partite che il migliore in campo è il pubblico.